Volevo farvi vedere questa scena che secondo me ha dell'eccezionale. Ecco, questa è la situazione bellissima che mi piace mostrare. Statevi fermi, bellissimo. Lei ha appena deposto un uovo ed è fantastico vedere una coppia in questo modo. Ecco perché è importante che ci sia affinità nella coppia ed è importantissimo questo. Ciao ragazzi, buongiorno, buona domenica a tutti, bentornati al nostro appuntamento domenicale. Io vi ringrazio, veramente stiamo diventando numerosissimi. Allora, oggi vi faccio vedere un po' com'è l'andamento nel mio allevamento. Finalmente le prime deposizioni, finalmente i primi nidi costruiti, quindi nell'arco di una settimana sono già avvenute una serie di cose, quindi effettivamente i canadini erano abbastanza pronti. Chiaro, anche nel caso mio ci sono molte coppie che non sono ancora partite, abbiamo dei nidi non per nulla costruiti, quindi tutto può accadere nell'arco di pochi giorni, quindi va bene, lasciamo che la natura faccia il suo corso, quindi non c'è problema. Siamo a 13 ore di luce quasi, e quindi va benissimo come periodo di illuminazione. Quindi oggi vi faccio vedere un po' la situazione di questo momento del mio allevamento. Belli, giallo intenso per giallo crinato, molto belli. Qui abbiamo un lutino avorio intenso per femmina giallo crinato. L'immancabile raggio di sole che arriva su quella parete. Allora, finalmente si può cominciare a parlare qua dentro, non cantano più, o meglio cantano meno, perché si stanno accoppiando e finalmente ci sono anche le prime deposizioni, quindi ora vi faccio vedere le prime femminucce che si mettono sul nido. E questa, le prime deposizioni. Questa è una coppia di Bruno, bellissima. Questi non hanno ancora fatto niente, ma la femminuccia va in giro con la dita in bocca. In questo caso abbiamo già il nido costruito. E ancora un altro nido fatto. Eccolo qua, ancora uno. Ora facciamo un giro dentro al nido, vediamo un po' come lo ha fatto questo nido. Beh, ha fatto bene direi, brava. Ora devi solamente cominciare a deporre le uova. Anche lei ha deposto, lei ha fatto il nido, lei ha deposto, abbiamo sostituito il nido, dopo qua l'uovo. Mi raccomando, anche in questi casi abbiamo altre due deposizioni, una e due. Lei sicuramente deporrà domani. È una coppia di giallo avorio crinato, perciò il lavoro intenso. Insomma, a quanto pare sta andando abbastanza bene e sono felicissimo per questo.
Volevo aprire delle piccole parentesi. Oggi ho preso una gabbia, l'ho presa per un amico in realtà. Questa è una gabbia da 55 cm. In questa gabbia si può tranquillamente accoppiare, quindi una coppia può tranquillamente stare qua dentro. Non starci una vita intera qua dentro, perché qua dentro saltella il canarino, non vola qua dentro il canarino, però per un breve periodo, quello che è per la riproduzione, può tranquillamente stare qua dentro, quindi sta bene. È una semplice gabbia zingata dove c'è una griglia estraibile, ve la mostro così, c'è la griglia estraibile e sotto c'è un contenitore dove appunto va la carta e si può tranquillamente cambiare. Naturalmente se avete bisogno del contatto io ve lo passo senza nessun tipo di problema. Qua dentro la coppia può tranquillamente accoppiarsi, naturalmente va il beverino. Oddio, il divisorio, io sono un po' contrario al divisorio, laddove serve, laddove vi accorgete che la coppia non va d'accordo, quindi è d'obbligo il divisorio, però qua dentro una coppia sta benissimo, si riproduce e può fare veramente un bel po' di figli, ecco, questo è. Allora, volevo riprendere un discorso fatto più volte e lo voglio rifare perché, allora, mi contattate in tanti. Io mi piace, l'obiettivo è quello di essere sempre dietro sul pezzo e di poter dare una mano, però dobbiamo cercare di evitare il problema a monte. Mi spiego meglio. In molti di voi, Giuseppe, il canarino ha picchiato la femmina, le ha fatto uscire il sangue, o viceversa, la femmina ha picchiato. Allora, ragazzi, io ribadisco sempre il concetto, i negozianti, le uccellerie acquistano i canarini a pochi euro e li rivendono. Il 90% delle volte, poi ci sono anche delle situazioni extra, che c'è anche la fortuna di trovare dei canarini buoni all'interno dell'uccelleria, questo sicuramente. Però sappiate che spesso il nostro scarto degli allevatori va nelle uccellerie. Allora, se avete intenzione di prendere un canarino per compagnia o per altro, tranquillamente rivolgetevi all'uccelleria, acquistate un canarino a pochi euro, a 20 euro, 25 euro e avete la compagnia, quindi questo va benissimo. Se invece il discorso è diverso, volete fare accoppiare, volete portare avanti quella che è una genetica di un canarino, in questo caso non affidatevi all'uccelleria, perché loro fanno il loro lavoro, acquistano a pochi euro, rivendono ed è il loro lavoro, giustamente. Affidatevi a degli allevatori. In Italia ci sono una serie, io sto facendo la rubrica che stiamo facendo noi su YouTube, è appunto questa, noi stiamo facendo conoscere una serie di allevatori, di piccoli allevatori, che magari non stanno sui social, ma che però sono anche molto preparati, hanno degli ottimi canarini, degli ottimi soggetti, e noi aumenteremo questa cerchia di amicizie e di conoscenze. Perché? Perché io vi esorto e vi invito ad andare dall'amico che ho fatto vedere io a Roma, avvicinatevi all'amico di Roma, l'allevatore, prendete una coppia da lui, in modo tale che avete fra virgolette una garanzia. Prendere un canarino da un allevatore significa sapere quando è nato, sapere che cosa mangiava prima, avere una serie di informazioni che vi dà la possibilità di una buona riuscita, ecco, l'obiettivo è questo. A me dispiace tanto ricevere il messaggio: Giuseppe, si sono picchiati, la femmina ha ammazzato il maschio, oppure il maschio ha ammazzato la femmina. È bruttissima sta cosa, mi fa stare male. Però sappiate che negli anni, io per esempio, quando vedevo un canarino irruento, un maschio, o una femmina, perché anche a me negli anni è capitato che la femmina mangiava le proprie uova, io quella femmina l'ho scartata, l'ho portata in uccelleria. Ed è un peccato poi che qualcuno sia andato a comprarla. Quindi vi esorto, se avete, ribadisco il concetto, se avete la voglia di fare la coppia, vedere i piccoli nascere, rivolgetevi da un allevatore. In ogni regione ce n'è uno, ce n'è più di uno bravo, e ci sono veramente brave persone fra gli allevatori. Ripeto, poi avete anche una garanzia, una sequenza di informazioni dall'allevatore: quando è nato, dove è nato, l'ambiente dove è nato. Quindi vi rendete conto pure del canarino dove è nato, perché è importantissimo. A volte ci sono, fra virgolette, degli sciacalli fra anche gli allevatori che hanno dei posti lucubri. Quindi avere un canarino a 20 euro, cioè rendetevi conto pure da dove lo state prendendo, da chi lo state prendendo. Dice: mi hanno regalato sto canarino.
Vabbè, se ce l'hai per compagnia va benissimo, non c'è problema. Se però da quello poi vuoi fare la riproduzione, probabilmente chi te l'ha regalato è perché non l'ha riprodotto a lui e ti ha fatto un regalo. Spesso accade questo, quindi facciamo molta attenzione, perché poi mi dispiace che vi demotivate. Ecco, io invece l'obiettivo è quello di portare sempre più persone a noi, diventare sempre più numerosi, aiutarci fra di noi, perché no? È una cosa bella. Allora, abbiamo deciso di fare un gruppo WhatsApp. Quindi contattatemi, naturalmente poi vi darò informazioni su come fare. In tanti mi avete chiesto tante informazioni, mi chiedete quotidianamente tante informazioni e io non riesco più a stare dietro, però ecco, mi è venuta questa idea e spero di portarla avanti assieme a voi in modo tale da poter far stare sempre meglio i nostri piccoli. C'è veramente necessità, io lo vedo in base a quelli che sono i messaggi che messaggi e chiamate che quotidianamente mi fate, molti di voi, e sono arrivato a una conclusione e naturalmente questo progetto lo possiamo portare avanti solo ed esclusivamente grazie a voi. Quindi contattatemi su WhatsApp, vediamo un po' di che si tratta, e, in modo tale da poterlo portare avanti, e vi ringrazio anticipatamente, ok? Bene ragazzi, allora anche per oggi è tutto, io vi auguro una buona domenica a tutti quanti, vi faccio vedere il mio misto di semi germogliati con pastone secco naturalmente, e quindi ora lo vado a somministrare un po' a tutti e questo sarà ulteriore, come dire, arricchimento per visto il periodo. Dobbiamo, ecco, abbondare su quella che è l'alimentazione, quelle che sono le vitamine, tutto quanto, insomma arricchire molto di più questo periodo l'alimentazione, perché presto arriveranno i piccoli. Io vi lascio, naturalmente l'appuntamento è a mercoledì prossimo. Buona domenica a tutti e a presto, ciao! Oggi abbiamo una bella testimonianza a fine video, vi presento il mio caro amico Ettore con quella che è la sua esperienza con i canarini. Grazie Ettore, grazie mille. Ciao ragazzi, mi presento, sono Ettore, ho 8 anni, quasi 9, vorrei dirvi che Giuseppe mi ha dato tanti consigli per la grandezza della gabbia, un po' per il nido di come deve essere fatto e uno per il mio canarino che sta un po' male, che aveva un anello che era troppo stretto, quindi gliel'abbiamo tolto, ma ci sembrava che le cose erano peggiorate. Quindi Giuseppe mi ha dato un consiglio e mi ha detto: Ettore, secondo me se gli metti ogni giorno dell'acqua ossigenata sulla zampetta, forse dovrebbe stare meglio, guarire. E quindi Comunque, per questo video che ha fatto Giuseppe Albergo, lasciateli assolutamente tantissimi like,
condividete il video, iscrivetevi al suo canale e a presto.